Qualche riflessione preliminare su come al giorno d'oggi dobbiamo approcciarci al diritto d'autore, al copyright, le cose che vi ho detto un po' nell'introduzione, ovvero innanzitutto un po' di chiarezza terminologica, no? Adesso si sente spesso parlare di copyright, proprietà intellettuale, di diritto d'autore come se fossero dei sinonimi. Allora, cosa possiamo dire? Iniziamo dai primi due, cioè allora copyright e diritto d'autore non sono tecnicamente la traduzione l'uno dell'altro, anche se poi diciamo giornalisticamente si usano come traduzione inglese barra italiana l'uno dell'altro, ma sono diciamo due istituti giuridici figli di due modelli storici diversi, no? Il copyright viene dal mondo anglosassone, dalla rivoluzione industriale inglese, quindi primi decenni del 1700. Il diritto d'autore ha una matrice diversa, viene dalle prime leggi repubblicane della post-rivoluzione francese, quindi alla fine, proprio gli ultimissimi anni del 1700, 1793-96, quegli anni lì. E anni in cui appunto si iniziò a pensare all'esigenza di tutelare l'attività creativa con due approcci un po' diversi, cioè copyright è il diritto di fare copia, cioè quindi sono norme che cercano di regolamentare l'attività degli stampatori, dei publisher nei confronti di coloro che invece creavano le opere, che erano ovviamente coloro che avevano. Erano, diciamo, i soggetti deboli del rapporto, no? In un rapporto tra industriali che avevano i macchinari, che avevano anche le risorse economiche per produrre le opere, dall'altro lato c'erano gli autori che invece scrivevano le opere e che si sentivano depredati dal mondo industriale che stava in quel momento emergendo e che non restituiva nulla loro come creativi. Allora ecco che la regina Anna d'Inghilterra decide di regolamentare con un Copyright Act, il primo Copyright Act della storia, il primo atto legislativo che parla di diritto di fare copia e mette pace, diciamo, in questo conflitto sociale tra due categorie. E da lì poi ovviamente nasce, cioè, diciamo, si genera il copyright americano, quello nordamericano, che poi è stato, diciamo, esportato in tutto il mondo attraverso un meccanismo di globalizzazione dei modelli contrattuali, no? Cioè, ad esempio, soprattutto legato al mondo tecnologia e software, il software è una creazione nata negli Stati Uniti e ancora, diciamo, per buona parte figlia dell'industria statunitense, e quindi poi attraverso i modelli contrattuali, ad esempio, le licenze d'uso di software sono nate nel contesto americano e da lì si sono esportate in tutto il mondo. Quindi, in un certo senso, anche i paesi in cui normalmente non si parlava di copyright, ma si parlava di diritto d'autore, come il nostro, si sono trovati a dover gestire questi diritti secondo un'ottica un po' più anglo-americana e un po' meno europea. Noi invece, come dicevamo, dovremmo parlare più propriamente di diritto d'autore. La nostra legge, quella che vedremo dopo, la 633 del 41, è la legge sul diritto d'autore. Nella nostra terminologia non si parla mai di copyright, se non appunto in termini giornalistici divulgativi. Da un po' di tempo, scusate, annotazione, cioè se ci fate caso, diritto d'autore dice qualcosa di diverso rispetto al copyright, al diritto di fare copia. È un concetto più ampio, cioè è il diritto dell'autore, della persona creativa. C'è tutta una serie di diritti che vengono dati a favore di coloro che di lavoro creano. Okay? Ecco perché, se ci fate caso, è figlio della rivoluzione francese, cioè di quegli anni in cui, diciamo, sulla spinta della filosofia illuministica si mette al centro la persona, si mette al centro l'intellettuale, colui che di lavoro crea, di lavoro scrive opere, ok? E quindi gli si attribuiscono tutta una serie di diritti. E quindi nel nostro diritto, quindi figlio del modello francese, che poi ci siamo portati a casa attraverso la codificazione civile napoleonica, quindi nei primissimi anni dell'Ottocento, noi abbiamo un diritto d'autore, non un copyright, quindi un diritto che mette al centro l'aspetto anche della persona creativa dell'autore. Infatti vedremo la personalità, scusate, creativa dell'autore, vedremo che infatti ci sono una serie di diritti, cosiddetti diritti morali, che noi abbiamo e che invece nei paesi anglosassoni non ci sono. Dicevamo, scusate, ultimamente poi, sempre in virtù di quella forma di
globalizzazione di questo mondo, di questo settore, si tende a parlare sempre di più di intellectual property, di proprietà intellettuale, che ovviamente è la traduzione di un termine tipicamente anche lì anglosassone, che cerca di mettere dentro altre cose, cioè di fare un polpettone un po' di tutto il settore che riguarda sia la creatività intellettuale, ma anche la tutela del no, cosiddetto know-how, potremmo dire, quindi che non sono vere e proprie opere, ma è il metodo, il come si fanno delle cose, oppure si mette dentro anche l'aspetto dei brevetti, l'invenzione industriale, i marchi, la tutela del marchio industriale, del marchio commerciale. Una serie di istituti giuridici molto diversi dal diritto d'autore, si occupano di cose completamente diverse, che però appunto vengono, ormai fanno parte di questo ambito più ampio che si chiama proprietà intellettuale. I grandi studi legali hanno un dipartimento ad hoc dedicato alla intellectual property e quindi adesso si usa molto parlare di proprietà intellettuale. Alcuni parlano anche di proprietà industriale, più strettamente legato al mondo dei brevetti, cioè quindi tante forme per dire in realtà poi più o meno la stessa cosa, cioè sappiamo che quando noi diciamo proprietà intellettuale semplicemente stiamo parlando di quest'ambito, quindi io, come dire, nell'ottica di un corso come questo non mi farei problemi a usare questi tre termini come se fossero un sinonimo, l'importante era fare questa introduzione e capire che se li troviamo hanno queste tre matrici diverse, ma poi nell'uso comune sono diventati quasi, quasi sinonimi.